Nel luglio del 2001 a Genova, durante la riunione del G8, scese in piazza il più grande movimento globale di contestazione della globalizzazione neoliberista che abbiamo vissuto nella nostra storia recente. Era un movimento che contestava alla radice un modello di sviluppo che già allora dimostrava di non avere futuro, tanta era ed è tuttora la sua distruttività, la sua produzione sistematica di diseguaglianze e di sfruttamento. E quel movimento proponeva un'alternativa, indicava la via di un altro mondo possibile. E fu però affrontato non con gli strumenti del dialogo e della politica, come pure era possibile e auspicabile, ma con l'uso della forza pubblica, con la violenza, con la tortura. Decine, centinaia di persone furono torturate, un ragazzo di 23 anni fu ucciso. A 20 anni di distanza noi possiamo dire che quel movimento aveva visto giusto, aveva indicato i problemi più pressanti e indicato la necessità di superare l'ideologia della crescita, dello sviluppo, tutto ciò che aveva prodotto e produce quel sistema che sta soffocando, il pianeta. Dall'altro lato abbiamo assistito a una sospensione dello Stato di diritto che non è stata ripudiata realmente dalle istituzioni. Credo che entrambi siano insegnamenti che dobbiamo tenere presenti nel nostro mondo e nel futuro, visto che un altro mondo forse era possibile nel 2001, oggi è addirittura necessario. Piazza Alimonda, Genova di quell'anno, il G8. Sono cose che rimangono e che in qualche modo devono rimanere. La morte di Carlo Giuliani. Deve essere un ricordo per tanti giovani che hanno partecipato, che parteciparono a quella manifestazione. Erano in tantissimi. E sono cose che non possono essere dimenticate, come non può essere dimenticata la macelleria messicana, così fu definita. Questo bellissimo video è un video non di punti esclamativi, ma vuole essere un video di punti interrogativi. Una persona nata in quegli anni, in quell'anno stesso, oggi ha 20 anni. Questo vuol dire che è una persona che esercita il diritto di voto già da un paio d'anni e poi tutti quelli che sono venuti no dopo, le nuove generazioni. Ecco, quello che mi chiedo e chiedo loro e chiedo a tutti cosa sanno di questi fatti, in che modo questi fatti appartengono alla loro memoria storica e civica. Ciao, sono Elena e ho 23 anni. Durante gli eventi del G8 io avevo 4 anni, quindi non mi posso ricordare direttamente che cosa è successo quei giorni. Tutto quello che so è perché l'ho visto dai film, dalle immagini, dai documentari, perché mi sono fatta raccontare da gente che c'era. Durante i fatti del G8 di Genova del 2001 io non avevo nemmeno 2 anni e ora che ne ho 21 mi ritrovo a studiare nei libri, a vedere nei film ciò che accade in quei terribili giorni e non noto grandi differenze con il presente. Gli eventi del G8 oggi possono ricordarci e insegnarci solo una cosa, che il potere appartiene al popolo e quindi tutte le persone che ad oggi detengono il potere, come la polizia, le forze dell'ordine, i politici, devono essere sempre e comunque controllati dal popolo. Continue e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine. Abusi di potere che vengono coperti dall'omertà, dalla complicità delle forze dell'ordine stesse. Una violazione di quella che è la libertà e la democrazia. Ed è per questo che è di fondamentale importanza, ancora oggi, anzi soprattutto oggi, continuare a parlare di quello che è stata Genova nel 2001. Abbiamo bisogno per l'evoluzione della società e per il benessere comune. È difficile per me credere che certe violenze, certi maltrattamenti, certe mancanze di rispetto profonde siano potute succedere, oltre che
nel XXI secolo, quindi in un periodo molto vicino all'epoca che stiamo vivendo adesso, per me è incredibile pensare che siano successe a Genova, che siano successe così vicino a casa mia, scene che di solito percepisco molto lontane, una realtà che percepisco non mia. È incredibile che siano successe così vicino a me e questa cosa mi fa sentire non al sicuro, mi fa sentire non tranquilla, non a casa mia.
Diaz e Bolzaneto del 2001 sono l'esempio tragico, crudele, brutale di cosa può accadere quando non hai le leggi sui diritti umani a posto. In assenza di una legge che potesse favorire il riconoscimento degli operatori delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico e nell'assenza all'epoca di una legge contro la tortura, i processi per la sospensione del diritto, sospensione gravissima denunciata all'epoca da Amnesty International, si sono chiusi sostanzialmente con l'impunità. Ecco la lezione che ci arriva da Genova, che occorrono leggi sui diritti umani per prevenire e poi, quando è necessario, per punire. Quindi io scrissi una canzone mesi dopo, 6 mesi dopo, se non sbaglio, qualche mese dopo, perché non volevo, come dire, cadere nella retorica. E penso di aver scritto una canzone senza retorica, che abbastanza freddamente direi, ricorda gli avvenimenti. E così dobbiamo ricordarli noi. Senza retorica, ma con passione, con partecipazione, Genova, quella giornata di con luglio, sentimento un caldo che erano piovoso allora i nella ragazzi che canera, partecipavano a quella manifestazione. sfera di sola, piombo rombo di gente, tesa atmosfera, nero blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia, facce scudi da opliti, l'odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano, un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini.